Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica e l'Invicta Brindisi, vinta dall'Olimpica 90-49. Siamo in compagnia del presidente Rosario Saracino. Presidente, è arrivata questa vittoria, ma soprattutto è arrivata questa sognata promozione in Serie C unica. Tanto è arrivata una doccia di spumante. Sì, insomma, ci tenevamo perché quando abbiamo cominciato l'obiettivo, insomma, era quello di portare l'Olimpica lì dove merita, insomma, il basket che conta. Piano piano ce l'abbiamo fatta. Le parole sono poche perché, insomma, l'emozione è tanta, insomma, abbiamo lavorato tanto da quest'estate, fra mille difficoltà, fra mille problemi, ma il traguardo l'abbiamo raggiunto. C'è ancora un campionato da giocarci, però, insomma, in 5 anni della quarta promozione con una semifinale per la C nazionale, insomma, con un movimento di basket a Cerignola che è in pieno sviluppo, c'è da essere soddisfatti. Ieri è stato anche il suo compleanno, non poteva immaginarsi di festeggiare un compleanno migliore, insomma. Sì, i ragazzi mi hanno sorpreso, mi hanno fatto un regalo che non mi aspettavo, parlo di quello, diciamo, nello spogliatoio. In campo me l'hanno fatto lo stesso, sapevano i ragazzi quanto ci tenevamo, quanto ci tenevo, lo sapeva anche Antonio, insomma. Infatti oggi non c'è stata praticamente partita perché lavoravamo troppo questa promozione ed è arrivata, insomma, va bene così. È arrivato intanto anche il coach Antonio Russo. Presidente, dicevamo, 8ª vittoria consecutiva quella di oggi, 17 vittorie su 21, una promozione strameritata. Sì, però il campionato è ancora lì da giocare, insomma, questo è il primo traguardo, il traguardo minimo che avevo chiesto al coach qui. Adesso c'è da combattere fino alla fine, però, insomma, l'obiettivo era quello di giocare per la Serie B l'anno prossimo, e questo noi volevamo andare lì e ci siamo andati. Ora abbiamo tanto tempo per organizzarci, per cercare di lavorare bene. Sì, io sono 5 anni che mi dichiaro, Antonio, e 5 anni portiamo a casa il risultato. Ci riesci, quindi, dai. È un po' di fortuna e con le scelte giuste. Del coach Antonio Russo ho già parlato l'altra volta, quindi è inutile che mi ripeto, diciamo così. Diciamo che è una coppia che però funziona, quindi cerchiamo di mantenerla salda. Sì, è intanto arrivato anche coach Russo. Coach, si aspettava di arrivare a questa promozione così con largo anticipo? Vabbè, un pochettino ce l'ha permesso anche la formula del campionato, però penso che abbiamo giocato una buona pallacanestro e oggi stiamo raccogliendo già i primi risultati, però io non mi accontento di questo, mi piacerebbe arrivare in fondo, mi auguro che arrivare in fondo nella posizione in cui ci troviamo. Miglior difesa, miglior attacco, quella dell'Olimpica sinora, si aspettava un'Olimpica così inizio stagione? No, il problema è che dicevo a Rosario, mio presidente, che nella mia storia, diciamo, sono stato sempre, quando ho avuto le squadre, sempre nelle migliori posizioni come attacco, però come difesa no, è anche merito dei giocatori perché c'è anche una buona predisposizione a difendere, perché ad attaccare hai il difensore, ma a difendere tutta una tua, dipende da te, dalla voglia di farlo. Sono arrivate solamente 4 sconfitte che sono coincise in un periodo abbastanza particolare tra infortuni, squalifiche. Ecco, quando ha capito qual è stata la partita decisiva che ha capito che poteva arrivare la promozione? No, non è questione di capire, è questione di che abbiamo ripreso subito un cammino dove ci hanno ostacolato, dai, tra virgolette, diciamo. Però che stavo in panchina quando abbiamo perso, quindi, insomma, è chiaro. Come Rosario dice, dal momento in cui sono stato in panchina abbiamo vinto tutte le partite, vabbè, ma questo non significa nulla, succede, purtroppo ci hanno penalizzato e non troppo si è vista, perché noi è una squadra che vive su degli equilibri, manca una pedina, abbiamo già difficoltà. Una volta che abbiamo riunito un po' tutto il team, siamo là e diciamo la nostra. La vostra dedica per questa promozione a chi va? Lo dico io, penso che va al sottoscritto, non per slinguare la situazione, però se lo merita per i sacrifici che non sono pochi, perché la gente può pensare che è tutto semplice, ma alle spalle ci sta una grossa, diciamo, non dico sofferenza, ma sacrificio, ecco, questo è il termine giusto. La sua invece, presidente? Vabbè, a tutti quelli che collaborano con me, perché molti di loro mi hanno seguito dall'inizio, è inutile che faccio i nomi, ma quel gruppetto di 3-4 persone che mi segue sempre e mi spinge nei momenti di difficoltà. Senza di loro, sinceramente, non so se l'Olimpica riusciva a esistere, quindi la dedica va
da chi collabora con me. Per chiudere, un aggettivo che meglio descrive l'Olimpica di oggi e di questa stagione? No, per me ogni vittoria è, come dire, il trampolino per le future vittorie, insomma, non c'è un punto d'arrivo. Ogni volta che vinciamo deve essere, come dire, il punto di partenza per la costruzione del futuro di questa società, e noi ci teniamo che questa società si rinforzi economicamente, tecnicamente e che vada avanti. Coach, adesso l'obiettivo è mantenere il primato? Sì, diciamo che sarebbe la ciliegina sulla torta, però abbiamo tutte le potenzialità per poter arrivare, secondo me, a un buon risultato. Poi se le circostanze ci lo impediscono, non è che ci stiamo lì a piangere su quello lì, però siamo lì, lottiamo, abbiamo le capacità, la volontà e la voglia, e questo adesso da oggi è come se iniziasse, secondo me, un'altra fase del campionato. Okay, grazie coach, grazie presidente, complimenti. Grazie. Siamo con Mario Garozzo, uno dei protagonisti dell'Olimpica di quella conquista, di questa promozione. Mario, il tuo aggettivo per descrivere questo momento e la promozione dell'Olimpica? Allora, non è sicuramente la prima promozione che faccio, ma è sempre una bella emozione. Ogni squadra, ogni promozione ti dà un'emozione diversa, ma sono tutte sicuramente bellissime, indipendentemente dalla serie in cui si arriva. Ti aspettavi, quando sei arrivato, di centrare la promozione così, con questo largo anticipo? Mi era stato accennato che la squadra era fatta per conquistare la vetta della classifica, quindi più o meno sapevo l'input qual era. E comunque sapevo che avrei dato sicuramente il mio contributo per arrivare, quindi anche se non me l'aspettavo, volevo raggiungerla e l'abbiamo raggiunta insieme a tutti quanti. La tua emozione che al suono della sirena che ha sancito la promozione matematica in C nazionale? Stupenda, stupenda. Vedere il pubblico che ti abbraccia e ti accoglie in quel modo, lo spumante, il presidente felice che ci aveva chiesto questa vittoria, come giusto che sia. Bello, bello. Non si può descrivere se non lo provi in campo. Sì, ecco, ci hai già accennato qualcosa, spiegaci un po' come sono andate le feste nello spogliatoio. Avevamo, diciamo, delle altre bottiglie per festeggiare, come giusto che sia, tutti insieme, i fan più stretti. Beh, il presidente ha fatto il suo discorso, noi abbiamo fatto un regalo, un doppio regalo al presidente, perché ha fatto il compleanno da poco e gli abbiamo regalato questa promozione, oltre all'altro regalo che abbiamo fatto tra di noi. Bello. Ecco, adesso a promozione raggiunta, l'obiettivo resta mantenere il primo posto? Sicuramente, sicuramente, siamo qui per raggiungere la vetta. Ok, grazie Mario e complimenti. Siamo con Michele Castoro, protagonista di questa partita e di tutta la stagione dell'Olimpica. Michele, oggi praticamente la partita non c'è stata, segno che volevate conquistare questa promozione al primo match ball. Sì, si è visto subito dall'inizio l'intensità, la voglia, la grinta che avevamo di chiudere subito il match sin dai primi due quarti. I primi due minuti sono stati un po' altalenanti, però poi abbiamo messo la giusta concentrazione, la giusta determinazione e abbiamo chiuso già a fine secondo quarto con un più 30 la partita. Ottava vittoria consecutiva, la 21ª in stagione, un campionato dominato. Beh, il campionato non è finito, siamo stati sempre lì in testa, tranne il periodo quando ci sono state le squalifiche che abbiamo subito, poi ci siamo rimessi in carreggiata, non ci siamo abbattuti e abbiamo riconquistato il primato, e cercheremo di conquistarlo fino alla fine del campionato. Sì, appunto, adesso l'obiettivo resta mantenere quel primo posto con cui oggi siete già in testa. Sì, ora vengono 5 partite toste, in campi tosti, e cercheremo di portare a casa più vittorie possibili e cercheremo di vincerle tutte e 5, perché nessuno dell'Olimpica vuole perdere. Tra Foggia e Manfredonia, chi è secondo te che può maggiormente insidiare il vostro primato? Ma sono due squadre completamente diverse, con due giochi completamente diversi, e io dico solo una cosa: sono gli altri che si devono preoccupare di noi e noi dobbiamo cercare di vincere con entrambe le squadre. Ad oggi, a promozione ottenuta, qual è il tuo aggettivo e il tuo voto per la tua stagione e per la stagione condotta finora dalla squadra? Fino ad ora fin troppo positivo, speriamo di continuare così e di chiudere al meglio questo campionato. E comunque vorrei ringraziare il presidente Rosario Saracino, tutti i dirigenti, tutto il pubblico Olimpica, che si merita finalmente questa promozione, che l'anno scorso sono soltanto riusciti a sfiorarla e quest'anno possono gioire con 5 giornate di anticipo. Chiudiamo con la dedica di Michele Castoro per la promozione ottenuta con l'Olimpica. Ma nessuna dedica, io personalmente ringrazio
tutti quelli che ci sono stati vicino, e il pubblico, la famiglia, il presidente qui, Rosario Saracino, che mi ha dato questa opportunità e grazie a tutti, e speriamo che continueranno a seguirci sempre più numerosi in ogni match. Ok, grazie Michele, complimenti. Grazie a voi.